Sono stata tra i campi incolti ed ho raccolto un po' di aglio orsino. Se non lo conosci, clicca l'icona sopra nelle informazioni. Ti porterà al video dove ti mostra esattamente sia la pianta che le foglie e il fiore, così da poterlo riconoscerlo e raccoglierlo anche tu. Così potrai anche tu fare delle ottime ricette. Con le foglie e i fiori si fa un ottimo pesto. E se clicchi sopra di nuovo nell'icona informazione, ti porterà al video come fare il pesto con l'aglio orsino. Oggi però vado a conservare i bulbi, ovvero le cipolline dell'aglio selvatico, così da avere sia le cipolline sempre fresche che un olio aromatizzato. Separo i cosiddetti figliolini del bulbo, taglio la radice. E a sua volta anche il bulbo. Lavo e risciacquo più volte in abbondante acqua. Alla fine sciacquo e risciacquo sotto acqua corrente e lascio sgocciolare per circa 5 minuti. Poi li espongo direttamente all'aria aperta e li lascio asciugare molto bene. Possiamo usare anche uno strofinaccio, ma io vado sul semplice. Ed inizio ad invasare mettendo poche cipolline in vasetti ben sterilizzati prima. Aggiungo un po' di sale grosso, sale marino preferibilmente, altri bulbi, nuovamente sale grosso. E alla fine i restanti bulbi. Diamo l'ultima passata di sale marino grosso. E versiamo olio di oliva fino all'orlo, tanto quanto basta. Per tre vasetti da 290 ml mi sono serviti circa 180 ml di olio di oliva. Chiudiamo i vasetti. Ed andiamo a riporre in un luogo fresco e buio. La nostra conserva è pronta. I bulbi si manterranno sempre freschi fino ad un anno dopo la preparazione. Ed avremo sempre un olio aromatizzato da usare ovunque, nelle nostre pietanze, in cucina oppure da spalmare sul pane. Queste semplici ricette erano sempre presenti nelle case delle mie bisnonne e sono felice di averle condivise con voi. Se ti è piaciuto, condividi il video, fallo girare tra amici, parenti. Ciao, alla prossima e non dimenticare, lascia un like!